Benvenuti alla presentazione di questa prima Reyer School Cup, il torneo dedicato alle scuole superiori di Venezia. E sono 16 gli istituti che vi prendono parte, io li elenco rapidamente: sono il Liceo Galilei di Dolo, l'Istituto Musatti di Dolo, l'Istituto Lazzari di Dolo, il Liceo Maiorana di Mirano, l'Istituto Pacinotti di Mestre, l'Istituto Salesiano San Marco di Mestre, l'Istituto Zuccante di Mestre, il Parini di Mestre, il Liceo Foscarini di Venezia, l'Istituto Algarotti di Venezia, l'Istituto Marco Polo di Venezia insieme con il Liceo Artistico, l'Istituto Vendramin Corner di Venezia, il Liceo Benedetti di Venezia, l'Istituto Sarpi di Venezia e l'Istituto Barbarigo di Venezia, per concludere con l'Istituto Morosini, sempre di Venezia. Come dicevo poc'anzi, è stato bello constatare che c'è stato subito un grandissimo interesse da parte delle scuole per questa manifestazione, tant'è che quando siamo andati a proporre l'iniziativa c'è stato subito un gran passaparola tra le scuole stesse, e addirittura abbiamo dovuto bloccare a un certo punto le adesioni perché altrimenti sarebbe stato complicato gestire numeri più ampi, però è vero che stiamo già pensando eventualmente per il prossimo anno addirittura a un torneo con numeri ancora più ampi. Io ringrazio per prima cosa gli sponsor, in primis Enel, che oltretutto ci ospita qui oggi, e a breve passerò appunto la parola al dottor Luigino Zuin, responsabile Customer Service per il Nord-Est. Poi la Scuola del Vetro a Battezzanetti, che ha realizzato la Coppa in Vetro per la squadra vincitrice, e la vedete esposta qui. Il torneo è inoltre in compartecipazione con Venezia Opportunità, azienda speciale della Camera di Commercio di Venezia, con la quale è già in atto una collaborazione attiva presso le scuole superiori, dove Reyer svolge un ruolo di testimonial per un'attività di orientamento post-scolastico. Bene, quindi dopo questa rapida introduzione e prima di spiegare come sarà articolato il torneo, io cedo quindi la parola al dottor Luigino Zuin. Grazie, solo alcune battute per dire che ci fa piacere come Enel essere qui presenti, una multinazionale presente in 40 paesi, ci fa piacere essere in mezzo ai giovani nelle scuole, perché la nostra è una tradizione che risale agli anni 70, abbiamo comunque una presenza, un play energy all'interno delle scuole da tanti anni per insegnare efficienza energetica, risparmio e tutta una serie di altre cose. Essere in mezzo a questi ragazzi è estremamente importante, anche visti gli sviluppi delle nostre linee, e quindi ci fa piacere partecipare a questi eventi perché in fondo i giovani di oggi saranno i nostri clienti domani, tutto sommato, no? Comunque è interessante esserci dentro perché lo sport tra l'altro ci unisce da alcuni valori come l'etica. Prima parlavamo con qualcuno di voi della Reyer, voi siete certificati, se non sbaglio, per l'etica. Noi come azienda ci teniamo, abbiamo un codice etico interno, un codice etico al servizio dei clienti per essere il più corretti possibili in tutto quello che facciamo. Passion for quality è il nostro motto, è il motto di tutti i progetti che noi portiamo avanti. Peraltro, proprio per questo motivo abbiamo anche deciso che daremo alla scuola della squadra vincitrice un premio per il fair play, quindi faremo un premio fair play punto Enel, proprio per unire questa linea che parte dall'etica della squadra a quella dell'azienda, e pensiamo che lo sport, oltre a far vincere, sia comunque un modo per crescere e dare certi valori. Quindi ringrazio di questa opportunità che la Reyer ci dà, e speriamo che questo sia l'embrione per, chissà, qualche sviluppo futuro ancora più interessante. Grazie. Grazie, le premesse fanno sicuramente ben sperare. Si è parlato di etica e quindi passo la parola a Morris Ceron, che proprio per Reyer ha seguito in prima persona la certificazione. Poi anche per motivi pratici passerò di conseguenza la parola a Federico Casarin, direttore sportivo dell'Umana Reyer, e infine all'assessore all'istruzione della provincia di Venezia, Claudio Tessari. Sì, innanzitutto sono d'obbligo alcuni ringraziamenti. Primo fra tutti a chi ci ospita oggi, la ringrazio per le parole e per la fiducia. Per noi è un grande onore che un'azienda come la vostra sia entrata nel nostro progetto e abbia cominciato a condividere un cammino. E come
ha detto lei, insomma, io registro queste parole e mi auguro che, insomma, se siano rose fioriranno insieme in un progetto che ci veda tutti uniti, come noi siamo, anche oltre lo sport, per definire dei modelli per il rilancio di tutto questo territorio. Questo è un po' lo scopo principale della nostra società, che ha un focus ben preciso sui giovani. Cioè, noi non vogliamo dipendere dalla vittoria, dalla sconfitta di una partita. Ci sono degli idoli per i ragazzini, come sono Andre, com'è Giovanna, che è il simbolo di una ragazza di questo territorio e che è arrivata in Serie A. Cioè, questo progetto dimostra che i talenti possono emergere anche in questo territorio. Questi sono i messaggi che vogliamo dare ai nostri giovani. Cioè, noi sogniamo una città, una grande città, dove i talenti non abbiano bisogno di andare all'estero per emergere, ma possono emergere qua. Per fare questo, tutti devono impegnarsi a fare qualcosa di più per rendere questo territorio più bello, più attraente per gli investimenti, per essere un volano di sviluppo, di economia. E questo può proprio partire dallo sport, perché lo sport può essere veicolo di valori che sono fondamentali. Lo sport insegna che per ottenere risultati bisogna far fatica. E ai giovani, che spesso guardano al futuro non con molto ottimismo, soprattutto in questo momento, non solo i giovani, noi dobbiamo dare, cioè, delle direttrici di sogno, di speranza, ma ben chiare, definite, che in questo momento mancano. Ecco, allora, con grande passione, cioè, noi cerchiamo di rappresentare tutto questo, di unire, di essere un po' un connettore di varie energie, a proposito di Enel, no? Voglio dire, mi permetto al gioco di parole, per mettere tutti insieme. Il nostro vuole essere un progetto che unisce, un po', insomma, per farvi capire, insomma, col tempo, il nostro benchmark può essere quello che è il Barcellona per la Catalogna, cioè, voglio dire, un territorio che si riunisce, che riconosce nell'eccellenza sportiva e tutto quello che gli va dietro. Quindi una crescita costante. Grazie a voi, grazie comunque sempre a tutti i 204 sponsor che sostengono il nostro progetto, e un grazie veramente di cuore a tutti gli insegnanti, a partire dalla professoressa Scarpa, che veramente ha coordinato, ci ha presentati, e a tutte le scuole, i dirigenti scolastici e gli insegnanti, che alcuni sono qui e poi, insomma, li saluteremo, perché, insomma, è grazie a loro che ha preso vita questo primo torneo, che ci auguriamo sia solo l'inizio di un qualcosa che poi, insomma, si ingrandisca di anno in anno sempre di più con future partecipazioni. E grazie alla provincia, abbiamo qui Claudio Tessari, istruttore all'istruzione, che oltre a essere un amico è persona sempre attenta a queste iniziative che riguardano i giovani, e si è reso subito sensibile per fare da, avendo il ruolo di coordinamento degli istituti scolastici superiori, da fare un po' da trade union tra noi e la scuola. Quindi grazie a tutti, e passo la parola a Federico Casarini. E questo sta a confermare, questa organizzazione, questo torneo, sta a confermare quanto di buono e quanto voglia abbia l'Umana Reyer di investire sui giovani del nostro territorio, sui ragazzi del nostro vivaio e sulla città. È un interesse che, tra virgolette, non sfocia solo in questo torneo, ma in tutta l'attività giovanile che facciamo. Voglio ricordare in questo momento, in questa sede, anche la grande soddisfazione che abbiamo avuto nel ricevere un importante premio da parte del Presidente Petrucci della Federazione Italiana per l'attività svolta nel 2013-14 per il settore giovanile. Noi cerchiamo di, con questo torneo qui, chiaramente, di rivolgerci anche ai docenti, e insieme a loro e insieme alle famiglie, di essere anche, insegnare cos'è lo spirito di competizione, che può essere utile nello sport e anche nella vita. Siamo convinti che anche la valorizzazione agonistica possa essere importante per i ragazzi, per trovare degli sbocchi importanti e per essere ancora più maturi per quando diventeranno degli uomini e dei cittadini del nostro futuro. Grazie. Bene, come sono stato presentato, io sono l'assessore all'istruzione della provincia, e devo dire che quando Morris e Federico sono venuti a illustrarmi il progetto, l'ho subito sposato e ho capito subito che avrebbe fatto presa, perché c'è fame
di sport e c'è fame di pallacanestro nei nostri istituti scolastici. Anche se la formula dei giochi studenteschi molte volte è farraginosa e impedisce a questi istituti di partecipare a tornei di questo tipo. E ho creduto subito in questo progetto perché rientra in quel grande progetto di cui il vostro presidente Gigi Brugnaro parla ormai da anni, del progetto metropolitano anche per lo sport. Reyer quindi che si inserisce in un territorio che non è solo quello di Venezia, cioè noi non dobbiamo mai dimenticare che Reyer una volta era l'Arsenale, oggi Reyer è almeno la provincia di Venezia, perché ha ramificazioni con il settore giovanile, come sottolineava prima il direttore tecnico, e quindi ha agganci col territorio notevolissimi, e adesso è entrata nelle scuole per poter portare anche in questo delicato settore quelli che sono i valori sui quali si fonda l'attività di Reyer. E quindi non posso che esprimere soddisfazione per il raggiungimento di questo primo obiettivo, che è un obiettivo non da poco, perché coinvolgere 16 istituti scolastici non è poca cosa, e quindi 16 istituti scolastici che vanno dal centro storico alla terraferma Mestrina, al Miranese, alla Riviera del Brenta. Quindi abbiamo una parte importante della nostra provincia che viene coinvolta in questo progetto. E quindi soddisfazione e un plauso agli sponsor, perché va da sé che quando ci sono queste iniziative, se non ci sono gli sponsor che sostengono queste iniziative, si rischia che facciano poca strada. E allora se si trovano delle persone attente che sanno valorizzare questi progetti, credo che sia giusto sottolineare il loro merito. E come diceva Morris, un ringraziamento particolare agli insegnanti, perché nelle scuole gli insegnanti, se guardiamo l'Europa, vediamo che gli insegnanti sono spesso agli ultimi posti in termini di riconoscimento, e quindi credo che se oggi la scuola italiana vale ed è apprezzata anche all'estero, lo si deve soprattutto alla passione degli insegnanti, che spesso non sono corrisposti per quello che fanno. Allora grazie davvero di cuore a tutti, ovviamente un in bocca al lupo a tutti i ragazzi che parteciperanno a questo torneo, che sarà il primo di una lunga serie. Bene, allora per entrare più nel merito della formula del torneo, lo avete anche in cartella stampa, come vedete la formula è da 4 gironi di 4 squadre con semifinale e finale, quindi 3 partite nell'arco di ciascuna mattinata, e la vincitrice di ciascun girone accederà alla Final Four in programma sabato 22 marzo al Palasport Taliercio di Mestre. Alla Final Four sono invitate ovviamente tutte le squadre che hanno partecipato al torneo e ci sarà una premiazione che le coinvolgerà tutte. E allora si comincia già domani con le partite, domani 21 febbraio alle 8:30 presso la palestra del liceo Galilei di Dolo si sfideranno il Galilei di Dolo, l'istituto Musatti di Dolo, l'istituto Lazzari di Dolo e il liceo Maiorana di Milano. Il 6 marzo invece toccherà la palestra istituto Pacinotti di Mestre a ospitare la sfida tra Pacinotti, San Marco, Zuccante e Parini, mentre l'11 marzo il Palasport Gian Quinto all'Arsenale di Venezia si sfideranno Foscarini, Algarotti, Marco Polo Liceo Artistico, che come dicevo prima è un'unica scuola, un'unica squadra, e Istituto Vendramin Corner, mentre chiuderà il quarto girone il 18 marzo ed è composto sempre al Palasport Arsenale di Venezia. Le scuole che vi parteciperanno sono il Benedetti, il Sarpi, il Barbarigo e il Morosini. Queste sono le scuole, ma non abbiamo ancora determinato gli accoppiamenti, visto che abbiamo scelto in questa sede di sorteggiare gli abbinamenti.
E allora direi di chiamare qui i due testimonial che abbiamo coinvolto per questa cosa, e sono Giovanna Pertile per l'Umana Reyer femminile, la prima squadra, e Andre Smith per la prima squadra dell'Umana Reyer maschile. Allora, prima cosa, Giovanna, tu per chi fai il tifo? Ma no, nessuno in particolare, che vinca il migliore e buon torneo. Anche perché la scuola che hai frequentato tu non è tra le partecipanti. Quindi non favorisco nessuno. L'aspettiamo l'anno prossimo. André, a lui chiediamo, ovviamente negli Stati Uniti sport e scuola sono coniugati in modo diverso rispetto all'Italia, però what's your best memories about your basket in high school? Quali sono i ricordi migliori della sua attività di pallacanestro alle scuole superiori? I don't know. I'm too old to remember that long ago. Dice che no, non si ricorda, è passato troppo tempo, ma sta bluffando. Just say maybe just playing, being with your friends and playing and not thinking about anything else but playing basketball. Ma semplicemente giocare tra amici, basket a quell'età è soprattutto un giocare tra amici prima che diventi una professione, così come è diventato per lui. Allora, io direi di partire con il primo sorteggio, quindi le partite di domani. Direi questo le facciamo sorteggiare a Giovanna. Mostra pure la scritta. Quindi Liceo Maiorana è la prima squadra, sfiderà il Liceo Galilei. Questa è quindi la prima semifinale di domani. E quindi per esclusione Istituto Lazzari e Istituto Musatti. Bene, la seconda data è quella di Mestre, giovedì 6 marzo, e quindi tocca a Andre Smith sorteggiare. Fingers are too big. Dice che le sue dita sono troppo grandi per questi picchi. Istituto Zuccante. Contro Istituto Salesiano San Marco. E quindi le altre due per esclusione. Istituto Pacinotti e Istituto Parini. Marzo Venezia. Liceo Foscarini e Istituto Marco Polo Liceo Artistico. Quindi l'Istituto Algarotti sfiderà nell'altra semifinale l'Istituto Corner. Siamo quindi all'ultima estrazione. Tra l'altro, come potete vedere, anche questi bicchieri in vetro sono raffiguranti un pallone da basket e sono anch'essi realizzati dalla scuola del vetro Abate Zanetti di Murano. L'Istituto Morosini con l'Istituto Barbarigo. E quindi chiudono il Liceo Benedetti con l'Istituto Sarpi. Bene, questi sono gli accoppiamenti, quindi ringrazio André e Giovanna che sono stati qui testimonial dell'iniziativa. E
quindi approfitto per dare anche alcune informazioni su quella che sarà l'attività di comunicazione attorno al torneo. Per prima cosa la School Cup sarà, tutte le informazioni le potete trovare sul sito della Rayer all'indirizzo rayer.it/schoolcup, dove verranno inseriti i risultati, i roster delle squadre e anche le foto del torneo. La School Cup avrà anche uno spazio in TV il mercoledì alle 16 sul canale Sport Television 193 del Digitale Terrestre. Ci sarà un magazine settimanale dedicato proprio alle partite di ciascun girone, quindi settimana per settimana seguiremo per tappe questa iniziativa, e diciamo che anche i ragazzi potranno avere una bella vetrina televisiva per questa attività sportiva. E poi l'ultima è un'iniziativa un po' diciamo collaterale, l'abbiamo denominata la tua School Cup, è l'invito proprio ai ragazzi a filmare, riprendere gli allenamenti o dietro le quinte o le cose più significative della loro avventura, e i filmati che ci saranno inviati tramite mail o tramite WeTransfer, abbiamo indicato nel sito tutte le modalità, saranno poi selezionati i migliori per essere montati in un film della manifestazione che racconterà, ecco, per immagini quello che è stata la School Cup.